Buon pomeriggio dallo stadio Giovanni Provasi di Castellanza. Un saluto a tutti i tifosi neroverdi collegati in questo momento sulla piattaforma di YouTube, sul canale ufficiale della Castellanzese, da Alessio Colombo. Quindicesima giornata del campionato di Serie D, girone A. La Castellanzese sfida il Sestri Levante. La Castellanzese presenta una formazione molto simile a quella che è scesa in campo a Tortona contro i bianconeri del Dertona, formazione che ha vinto in trasferta. Andiamo a leggere invece quella che è la formazione del Sestri Levante, che a livello di schieramento può rispecchiare quella della Castellanzese. Anche qui il modulo preferito è il 3-5-2 che mister Alberto Ruvo va a riproporre dopo la vittoria in rimonta contro l'Arconatese. L'arbitro guarda l'orologio, è tutto pronto, si comincia. È cominciata Castellanzese Sestri Levante. Negri finisce giù, ma non c'è nulla, Colombo la domestica con il destro e con il sinistro. Palla sul destro! Avanti dalla bandierina, palla in mezzo, ancora per Ferretti! Grande risposta sulla girata del numero 8 da parte di Matteo Cirenei. Verso Ghilardi, palla che arriva a Buso, Buso potrebbe tirare, lo fa, palo! C'è spazio sulla destra per servire Colombo, che entra in area, viene messo giù. Continua con Mecca, che può sprigionare la sua velocità. Palla in mezzo per Ghilardi. Sul tocco verso Marcone. Finisce il primo tempo al Giovanni Provasi di Castellanza. È rincominciata Castellanzese Sestri Levante, con la Castellanzese subito propositiva. Sulla destra con Mecca. Cross morbido all'interno verso Ghilardi. Palla in mezzo a cercare Buso. Risposta di Matteo Cirenei. Ancora una volta danza sul pallone, la mette in mezzo per Buso di testa, e c'è il gol del Sestri Levante. Vantaggio degli ospiti con il colpo di testa. Vedremo chi ha colpito di testa, verosimilmente il numero 13 della formazione sestrina, Marianelli, che palla in mezzo per Corti, che cerca l'acrobazia. Attenzione a Bigotto, la sforbiciata sotto porta. Prova ora no con il sinistro, ancora da Buso. Buso la mette in mezzo e c'è il gol del raddoppio di Croci. Prova a girarsi, lo fa con il destro, ma viene murato ancora una volta. Palla rimessa ancora in mezzo da Chessa. Accorcia la Castellanzese, lo fa con Francesco Bigotto, e finisce qui la gara della quindicesima giornata con il Sestri Levante che batte 2-1 la Castellanzese.